Siamo molto contenti e felici di questa opportunità che ci è stata data, perché ora siamo molto più sicuri. E ringraziamo tutti i collaboratori dell'ASL che ci hanno dato questa opportunità. Allora, devo dire che sono molto felice di questa iniziativa che ha permesso a noi ragazzi maturandi di poterci vaccinare, di poter essere sicuri e di poter affrontare la maturità nel migliore dei modi. Il personale è stato molto gentile, molto qualificato, è stato svolto nel migliore dei modi. Io che sono molto sensibile non ho sentito nulla, quindi vi ringrazio tantissimo. È stata anche bellissima l'idea, l'iniziativa del folklore, di questo piccolo concerto che ci ha dato modo di rilassarci e di portare la mente altrove per non pensare a questo, quindi grazie mille. Fare questo vaccino e penso che sia un'opportunità incredibile per tutti i giovani. Ringrazio Michele Emiliano, il governatore della Regione Puglia, specialmente anche il Comune di Vieste per questa opportunità che mi è stata data, e anche gli infermieri, i medici che sono stati davvero bravissimi e ci hanno aiutato anche nelle difficoltà che potevamo avere. Grazie. Sono Lopriore Michele, referente Covid del IPOA Enrico Mattei di Vieste, e ringrazio il Comune di Vieste per aver dato questa opportunità ai ragazzi che purtroppo ci lasceranno dopo la maturità, però cominceranno un percorso di vita nuovo, e quindi diciamo anche grazie ai ragazzi che comunque hanno dato la disponibilità a vaccinarsi per la tutela della loro salute, ma soprattutto di quelli che hanno intorno, familiari, amici, noi lavoratori della scuola. Quindi un ringraziamento anche ai cantori di Carpino che si sono, e quindi penso che va all'ASL, soprattutto nella figura del dottor Cannarozzi, che è stato disponibile anche di sera, quindi si è dato molto da fare, e quindi veramente un'organizzazione perfetta. E ancora grazie a tutti gli operatori dell'ASL che veramente si sono messi a disposizione per, sperando soprattutto il loro lavoro dia i frutti di finirla con questa pandemia. Abbiamo fortemente voluto essere presenti perché quando abbiamo appreso dai social, da tutte le informazioni, dalla ASL e quant'altro, abbiamo fortemente voluto essere presenti in questa manifestazione, perché è una manifestazione che unisce più che mai il nostro territorio. I ragazzi di Carpino e il gruppo di Talent Folk hanno subito chiesto al sottoscritto di accompagnarli e quindi di portare il loro messaggio di supporto e di condivisione a questa iniziativa. Oggi è una bellissima giornata, ne stiamo vivendo tante di queste giornate emozionanti, però vedere la risposta dei giovani di Vieste, i maturandi, penso che effettivamente possono affrontare questa prova di maturità. E oggi abbiamo anche la consapevolezza che stando insieme si possono ottenere grandi risultati, e anche questa testimonianza del gruppo della Tarant Art, Tarant Folk di Carpino, che hanno visto su Facebook, su internet, questa iniziativa e si sono subito messi a disposizione, dice noi vogliamo esserci, giovani con i giovani, questo messaggio che i ragazzi oggi possono contribuire a questo risultato che ci vede tutti partecipi per sconfiggere il Covid, e il giovane in particolare. La vaccinazione sia un atto di egoismo, nel senso che tutela la propria salute, ma è soprattutto un atto di altruismo, perché contribuisce a salvare la vita agli altri. Bellissima iniziativa per i ragazzi che devono affrontare la maturità. Grazie alla Regione Puglia, alla ASL di Foggia, siamo riusciti ad organizzare questa bellissima giornata che permetterà di fare l'esame di maturità in tutta tranquillità. Quindi bene, ringraziamo tutti, io ringrazio la ASL, ringrazio anche il dottor Cannarozzi
il nostro direttore di distretto che è sempre sul pezzo. Anche ABS questa sera ha un'iniziativa meravigliosa che dà sicurezza ai nostri ragazzi, una scelta di maturità, di consapevolezza. Quindi grazie alla ASL e alla Regione Emilia. Vaccino meglio del gin tonic, grande! Grazie per averlo fatto. Grande vaccino, ora sono in discoteca. Ragazzi, vacciniamoci, ragazzi, dai! Grande, grande, vacciniamoci!